Salve a tutti ragazzi, bentornati su Farming Simulator 22. Oggi vi porto un nuovo video sulla The Valley, The Old Farm. Ma prima di iniziare vi invito sempre a iscrivervi al canale, a lasciare sempre un bel pollicione all'insù. E vi ricordo anche in descrizione, sono tutti i miei link di affiliazione Giants che potete usare per acquistare tutti i vari DLC, Season Pass. Così facendo potrete aiutare la mia partner. Allora ragazzi, ebbene sì, sono tornato sulla serie sulla The Valley, The Old Farm. Sì, vi avevo detto che avrei aspettato l'aggiornamento di questa mappa che deve uscire prima di riprendere questa serie, però troppa la voglia di giocare questa mappa e di continuare questa serie, che ho detto un altro episodio ve lo porto prima dell'aggiornamento. Allora, oggi non è che non andremo a fare chissà che cosa, raga, giusto qualcosina. Poi, dopo questo episodio aspetterò questo aggiornamento sperando che uscirà la settimana prossima. Tanto non è che ho fatto chissà che cosa, quindi quando aggiornerò la mappa, diciamo che iniziando una nuova partita, però riprendiamo da dove ci lasciamo oggi. In pratica poi vado a ricomprare la zona degli orti che abbiamo comprato l'ultima volta. Insomma, ho fatto poche cose, quindi non ci vuole niente a rifare quello che ho fatto, insomma. Però intanto vi voglio portare un altro episodiuccio, perché voglio fare un paio di cosine semplici semplici, tipo vorrei comprare le galline. Quindi, visto perché l'altra volta abbiamo trebbiato il frumento, c'ho un rimorchietto qua di frumento, quindi vado a comprare oggi le galline e poi ci andiamo a sistemare la serra, quella grande che abbiamo comprato l'ultima volta. Quindi vediamo un po' dove stava il triggerino. Eccolo qua. Quindi ci andiamo a comprare. Allora, questo pollaio è da 150 galline. Quindi calcoliamo, no, cioè, casomai ne prendiamo tipo, che ne so, prendiamo almeno 30 galline. Allora, 30 galline, compra. Ok, poi compriamo pure qualche pulcino. Ok, compriamo qualche pulcino, un po' di meno, casomai ne prendiamo una decina di pulcini. Ok, prendiamo pure qualche pulcino maschio, casomai ne prendiamo 5. E prendiamo un paio di galli, anche tre, vabbè, due, dai, penso che basta. Poi le anatre qua, poi vediamo più avanti, tanto prendiamo le gallinelle. E come potete vedere, insomma, tipico i pollai di Black Sheep, le galline vanno un po' dove vogliono, non è che si stanno dentro al pollaietto, ma vanno in giro, insomma, per tutta la farm. Allora, per dare da mangiare, si dà qua, dovrebbe dare qua dentro. Io mo c'ho il rimorchio, casomai, vabbè, penso che il trigger potete pure scaricare qua, che poi questo, poi il frumento va dal tubicino, va proprio qua dentro. Quindi là, diamo subito un po' di frumento. Vediamo se riusciamo un attimo a scaricare un po' di frumentino. E poi andiamo a vedere un mulettino che ho trovato, che lo useremo un po', diciamo, per le, come si chiamano là? Per le serre. Vediamo se riusciamo a scaricare. Ok, l'ha preso. Scarichiamo un po' di frumentino e queste per il momento stanno a posto così. Boh, era più bello casomai scaricarlo direttamente là dentro, però mo non so come fare sinceramente. Ok, quello è pieno, quindi queste qua stanno a posto. Ok, galline prese. E adesso ci spostiamo qua. Perché l'altra volta abbiamo sistemato gli orticelli qua, li abbiamo pure coperti, vedete dove stiamo producendo i meloni, e questa era da sistemare. Allora, io cosa ho fatto? Ho dato soltanto un po' di paglia, 7000 litri di paglia, quindi perché avevo le ballettine qua, quindi mo continuiamo un attimo a dare la paglietta, la pagliettina. Qua, allora, la paglia si dà, basta, c'è il triggerino proprio qua davanti, vedete, e la prende. Quindi pure potete darla sia sfusa che le balle, insomma, come volete. È più bello casomai sciolta, però mo c'ho le ballettine,
e ci diamo queste. Ok, ora ce ne diamo un'altra, poi tanto queste sono tutte cose che poi devo rifare dopo, quindi è inutile che la riempiamo chissà quanto. Ok, allora io mo mi faccio portare, andiamo a vedere subito questa mod, perché avevo detto che avrei voluto qualcosa di piccolino per un attimo gestire tutti i pallettini di queste, poi di queste serre e orti. E ho visto, l'ho trovato, insomma, ho trovato sul Modab ufficiale un piccolo mulettino telescopico davvero bello, eccolo qua, il JCB Teletrack. Questo è anche per console, quindi lo potete scaricare anche voi, è davvero bello. Io mo questo è uscito tempo fa sicuramente e non ci avevo fatto caso a questa mod, perché è davvero interessante. Vedete, c'ha in pratica un muletto, infatti sta insomma nella categoria muletti, però c'ha il braccio telescopico come le telescopiche, insomma davvero davvero bello. Allora lo prendiamo così, 48.000 euro, ce lo andiamo a comprare. Ok, eccolo qua, guardate che carino, vi faccio vedere pure un attimo. Allora, accendiamolo. Vedete, funziona in pratica come una telescopica. Questo si può abbassare, alzare, e si può, vedete, può allungare anche il braccio. Davvero bello, guardate, è piccolino ed è perfetto, perfetto per gestire poi tutti i vari pallettini che ci abbiamo qua, che faremo poi in futuro, insomma, tra qua in questa zona. Quindi, allora, poi gli attrezzi che da comprare. Allora, io prima, come l'ho provato già, mi ero impazzito perché ho provato a prendere quindi gli attrezzi della telescopica, ma non si attaccano. Poi ho provato quelli della pala caricatrice, non si attaccano. Alla fine sono gli attrezzi del caricatore frontale dovete prendere. O io pensavo quelli della telescopica, invece no. Quindi, allora, prendiamo una forca per pallet. Ok, ce l'agganciamo, perché ora andiamo a comprare i sacchettini. No, non è neanche questa, raga. Quale cacchio era? No, non è questa. Ma che sto di? Non lo so, raga. Non era questa. Perché l'ho provato tempo fa, raga. Poi mi sono fermato. E allora dovrebbe essere questa qua, della pala caricatrice, se non sbaglio. Almeno penso, eh. No, questi sono i caricatori frontali. Questo non c'entra nulla. Dovrebbe essere questi qua della palla caricatrice, eh? Vediamo un attimo, Allora, questo qua poi lo vendiamo invece. Allora, dove sta il caricatore frontale? Questo lo vendiamo. Dovrebbe essere questo, no? Il caricatore frontale, ma gli attrezzi della palla caricatrice, speriamo, se ricordo bene. Sì, eccolo qua. Quindi, sono gli attrezzi della palla caricatrice. Ok, perfetto. A sto punto quindi dobbiamo dare fertilizzante oltre alla paglia. Allora vediamo un attimo la, qual è questa qua, mi pare, no, no, non è questa, serra grande. Ci dobbiamo dare l'acqua, ok, questa la attiviamo, facciamo sempre con l'irrigazione automatica. Dobbiamo dare il fertilizzante e i pallet e il concime pure, ok? Quindi, allora, iniziamo dal concime. Io ho scaricato una mod dei sacchi per comprare il concime, visto che mo il concime non ce l'ho, quindi eccola qua. Mo, non so se sta sul Modab, l'ho scaricato sui siti esterni, mi sa più sui siti esterni, raga. Comunque, questo prendiamo, iniziamo a dare prima la cacchetta. Vediamo un po' se riusciamo a prenderli con questo. Avrei dovuto prendere un altro attrezzino per prenderli, però questo mi sa manco ci riesco. Vediamo un po' se riusciamo a prenderne almeno due, così. Sì, così penso che ce la faccio. Se ci riesco a infilare. Addirittura 4. Non lo so se ci riesco, 4. Sì, se ce la fa. E insomma, ok, dai, sì, ce la fa, raga, guardate che spettacolo. È un po' pesantina la cacchetta, forse due la volta è meglio invece che quattro, però ce la fa. Vediamo se riusciamo a passare qua. No,
devo abbassare un pochino. Oh, perfetto. Allora, la cacchetta sta questo qua a sinistra. Ok, ecco qua. Oh, guardate qua che spettacolo, questo piccolo mulettino telescopico, guardate che spettacolo, bellissimo. Ma è sfuggita sicuramente sta mod, se no l'avrei portata molto prima. Guardate che bello, spettacolare. Ok, si può fare 4, quindi possiamo riprenderne 4. Così. Vabbè, diamone 3, che lo stavo un po' in discesa. A parte perché ho allungato il braccio, quindi il peso mo sta un po' più. No, così lo fa. Perfetto. E la stessa cosa faremo quindi con il fertilizzante, mo è caduto pure l'altro. Vabbè. Va bene uguale, così. Diamo pure un po' di fertilizzante, così questa qua la sera stiamo a posto. Poi quando inizierò quindi poi il nuovo salvataggio, naturalmente poi queste qua me le ricarico io, mi rimetto i soldi questi qua che ci abbiamo, quindi farò tutto uguale, tutte le cose che ho appena fatte, così ripartiamo da qua, insomma, non proprio da capo. Speriamo veramente sto aggiornamento uscirà settimana prossima. Perché sta mappa la voglio giocare, mi piace. Poi è una serie nuova, quindi sono molto invogliato a giocarci. Come insomma, normale che sia così, insomma, perché insomma una mappa nuova, la voglia di giocarci poi è tanta. Ok, ultimo, e poi faremo la stessa cosa con il fertilizzante, quindi andiamolo a prendere subito subito, prendiamoci questi qua, facciamo pure questi 8, a posto, poi li prendiamo da sotto perché sennò se prendiamo l'altro lato stiamo in discesa e ci cappottiamo, si sbilancia troppo. Allora, questo allarghiamo di nuovo. Ce la fa? Sì e no, 4 però. Vai. Ma che ce la facciamo? Ce la facciamo. E qua mo ci facciamo. Pure qua mi sa che avevamo detto. Me lo. Oh, vabbè. Meglio 2, meglio 2, sì. E qua pure mi sa ci dobbiamo fare i meloni. Boh, mi ricordo che avevo detto. Facciamo tutti i meloni, mi sa. Ok. Ecco qua. Anche questa è andata. Ora prendiamo pure questi. Liscio, non l'ho presi. Ok. Ok. Poi qua quando sarà farò una bella scorta sia di concime che di fertilizzante, casomai abbiamo sto bel magazzino, li possiamo mettere, buttare qua, insomma lo spazio ce n'abbiamo. E poi c'è rimasto da comprare i pallet, se non sbaglio. Dobbiamo dare i pallet. Mettiamo sti altri 4 che ce ne sono rimasti. E poi i pallettini. E sta a posto questa, eh. Questo è andato. Vediamo se prendiamo 3. Prendiamo 3. Dai. Così.
no, dobbiamo prendere due, raga, io per fare prima, ma... Ok, anche questa è fatta. Intanto andiamo a comprare pure i pallet che troviamo sempre qua in categoria pallet, che sono questi qua. Questi qui, eccoli qua. Prendiamo 10 anche questi. Prendiamo quest'altro. Liscio, 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 raga. Liscio, ho fatto il liscio. Là, così, e mo i pallet qua si danno, perfetto. Ok, prendiamo i pallettini, pallettini mini. Forse era meglio che questi pallet, visto che si possono prendere uno alla volta, forse era meglio che li faceva le pile fisse in pratica, perché così è molto facile che possono cadere, però se li prendete bene alla fine si reggono, eh. Ecco qua, vedete che quanto è comodo sto muletto, raga, mamma mia, comodissimo. Comprerò sempre questo, mo ve lo dico. Guardate qua che spettacolo. Perfetto, questi noi li lasciamo qua. Ecco qua ragazzi, riesco a sganciare, perfetto. Ok, e anche questa è fatta. Mo aspettiamo il nuovo l'aggiornamento, che vi ripeto, speriamo che uscirà la settimana prossima. E riprendiamo alla grande sta serie, perché ci voglio giocare. Ho tante idee in mente, poi tra l'altro, quindi non vedo l'ora. Ok, terminiamo qua l'episodio, spero vi sia piaciuto, iscrivetevi al canale, lasciate sempre un bel pollicione all'insù, vi ringrazio, vi auguro un buon fine settimana a tutti e ci vediamo alla prossima, ciao a tutti!